Piloti in questo nuovo episodio di Thanks Bros. Allora, no, vabbè, iniziamo col botto facendo questa partita. Comunque, oggi non ho pubblicato video, no? Meglio non farla. Comunque, oggi non ho pubblicato video perché non avevo tempo, appunto, per farlo, ero molto impegnato. Trovo in questo canale, ricordo di guardare gli altri vecchi episodi di questa saga. E niente, oggi siamo qui per di nuovo sbloccare questo baule e vedere se riusciamo a trovare qualche pezzo nel carro armato ISU 152. Vediamo se riusciremo oggi a trovare almeno 30 pezzi o 20 col Tiger ovviamente e vediamo cosa riusciamo a fare. In questa partita ho trovato uno che ha l'ISU, cioè quel carro armato lì che sto sparando. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Artiglieria. Oggi vi porterò Lumen e qualcuno caratteristiche, cosa fa, fare come questo equipaggio, ovviamente non parte in quel video per questa ragazzina. Vi ho distrutto la torre e continuiamo. Andiamo altri trofei e adesso dobbiamo fare l'altra modalità per sbloccare l'altro carro. Userò il Lumel, ecco, così voi potete capire un po' anche qua grazie al mio audio come si può utilizzare, però ovviamente in un'altra modalità e non questa, nella corsa al ferro, che lo vedo molto utile. Vediamo, così praticamente questo carro può sparare attraverso tutti i muri, può sparare senza che viene colpito. Dobbiamo testarli con questi wild. Senti sparare, tu puoi sparare dentro una casa, scusate, tu puoi sparare prendere voi puoi sparare dentro una casa senza essere colpiti e poi la soluzione e lanciare i missili per incendiare o incendiare il tempo. Ovviamente non utilizzarlo in attacco perché diciamo che è un po' rischioso, meglio farlo più in difesa. Ovviamente si è abituato a questo genere di proiettili, le mosse, perché qui bisogna prevedere le mosse con questo carro armato e non stare sempre fermi. Bisogna venendo prendo tutto questo il ferro, tutto il ferro e torno alla base senza che qualcuno mi uccida. Intanto riesco per un posto dietro questa casa uccidendo i sorgenti carri armati dietro di dietro senza farmi nemmeno. Ecco come utilizzarlo. Spero che lo avete capito e che vi sia di aiuto se avete questo gioco Tanks Brawl, che è la copia fatta bene di Brawl Stars.
scriviamo questo questo baule, vediamo cosa troviamo. Ok, pezzi diversi. Ci possiamo portare su questa corazza sfera guardiane. No, non abbiamo trovato niente, però possiamo potenziare dei pezzi, possiamo potenziare. Io ho lo Sherman. E potenziamo anche la corazza. E così. Adesso proviamo lo Sherman in attacco. Vediamo com'è. Con questo livello. E poi dico che possiamo chiudere qui. Lo spero. Oppure continuiamo la nostra scalata. Sì, meglio continuare la nostra scalata. Per raggiungere... per sbloccare il nuovo carro armato. Vediamo... spara a raffiche, sto carro armato. Mi sento a Lumel che mi prese super forte, come avete potuto appena vedere. Vediamo, ci riesco. Lanciamo la fumo, una lanciamo assordente. C'è il KV2, sì. E il carro quello che fa lo scatto. E si dice che uccide tutti i nemici che si trovano davanti. Vediamo intanto se stiamo qui nella miniera. Artiglieria. Ci sono due Hummel. No, uno, due. I nostri carri armati dovrebbero essere molto preparati, anche se abbiamo, anche perché abbiamo la MX per fare il caso nostro. Intanto col carro scatta. Il KV2 scappa. Lancio stordente per stordire quella dannata artiglieria. Muoio. Spero che quel carro non va in attacco. Magari qui sono... le persone qui sono un po' stupide. Non riescono a... a tirare il carro armato. Anche perché in futuro ho visto i piloti. Quindi non so se è un'aggiunta, verrà aggiunto veramente o no. Spero di sì. Adesso che ce li ho io, visto che mi faccio avanti. Ecco. Queste erano le ultime parole famose di questo account, praticamente. Di questa serie. Quel carro armato non deve scappare. Quel carro armato è intelligente. Ha vinto. Quello almeno era più sveglio e si era messo in fondo. GG per lui. Vediamo. Io qua. Ma possiamo aprire quest'altra cassa. Vediamo. Pezzi così, quella. Niente di interessante alla fine. Ma qui poi abbiamo qui l'account. Potremmo mettere le immagini a quanto vedo, oppure se proprio in generale. Poi lo vedremo, dai. Anzi, adesso ho il tempo, forse per salire... sì, forse ce l'ho il tempo. Così sblocchiamo queste due casse e poi andiamo alla prossima. Facciamo un'altra partita, va? Vediamo. Sempre la stessa mappa, ovviamente, e andiamo.
Scrivimi il crocodile. Pronto. Per un attacco aereo del PZ4. Io sono 2KV2. Il crocodile non riuscirà a sopravvivere. Lanciamo una stordente, va? Il PZ è uno dei carri più odiosi. L'attacco aereo è super difficile da contrastare. Colpito. Distrutto il carro. Distrutto. Vendetta. Attenti. Vento carro crocodile. Distruttilo. Aiutiamolo. No, ormai è perso la vita. Stordito, dai, oh, bomba lì, non c'è nessuno. Prendiamo una raffica giusto per questo pressione quest'aria. Stordito, altri colpi, lontaniamoci e il magico aiuto. Vediamo se abbiamo sbloccato il baule. Ovviamente spero di sì. Credo di sì, dai. Ecco. Appunto. Dummel e altri pezzi. Abbiamo sbloccato questo altro pezzo per i nostri carri armati. Vediamo. Mettiamolo ovviamente allo Sherman. Allora è un pezzo, non è una corazza, ma è una roba che aumenta la carica della super. Quindi la super dovrebbe caricare molto più velocemente. Poi qui la canna, no, non c'è bisogno. Spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre ci rivediamo in un prossimo video, bella piloti. E ricordatevi che se siete nuovi guardate i vecchi video. Questo vi ricordo ragazzi che è un Brawl Stars con i carri armati, super figo, innovativo, che fa divertire un po' tutti. Non ve ne pentirate, ve lo assicuro. Ci vediamo in un prossimo video, bella piloti.